Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio, che aveva dato un tale potere agli uomini. Fratelli carissimi, forse sentirete i rumori di fondo, anzi sicuramente. Mi trovo in un treno al centro di Tokyo e sto andando verso la stazione di Tokyo, e questo Vangelo credo si incarni perfettamente in questa situazione, in questa città dove tutti corrono. È impressionante, sui treni, per prendere i treni, agli incroci, a piedi, negli ospedali, negli uffici, tutti corrono, a parte in macchina non rispettano i limiti, ma ovunque corrono, ovunque code, ovunque file, e masse di gente che si incrociano, si sfiorano, ma non hanno nessuna relazione. Mi stupisce in questo vagone sentire alcuni che parlano tra loro e sorridono, perché normalmente c'è un silenzio di tomba. Entri in un treno e piombi davvero dentro nell'era glaciale, un silenzio assordante. Invece, probabilmente le cose stanno cambiando anche qui, ma comunque normalmente questa massa informe di persone non contengono nessun tipo di relazione. Ed è proprio l'immagine che mi viene nel Vangelo di oggi, no? Di questo paralitico, una persona che è incapace di alzarsi e di camminare, di andare verso l'altro. Ora il problema non è camminare, il problema è verso dove andare, perché si può camminare rimanendo nel proprio giaciglio, esattamente come accadde al popolo di Israele. Uscì dall'Egitto, ma il cuore dei figli di Israele rimase in Egitto, con la nostalgia degli agli e delle cipolle, paradossalmente con la nostalgia della schiavitù, perché la schiavitù diventa, con il passare del tempo, un guscio, le tane e i nidi che vedevamo alcuni giorni fa, sedimentandosi il tempo, i gesti, i rituali di ogni giorno, compressi nella schiavitù, diventano come un nido. Avete visto come fanno i nidi, no? Come fanno i nidi le rondini, per esempio. Mettono uno strato sopra l'altro, bastoncini, foglie, aghi di pino, eccetera, no? Cioè mettono e costruiscono così un nido, che poi diventa però una prigione per noi. Per questo il problema non è camminare, il problema non è sapere quale treno prendere, a che ora prenderlo. Il problema è uscire davvero dal proprio guscio, uscire davvero dalla propria tana, uscire davvero dall'Egitto, dalla schiavitù, per andare verso l'altro. E normalmente per andare verso l'altro, per andare verso la moglie, verso il marito, per andare verso i figli, per andare verso i colleghi di lavoro, per andare verso quella storia che si manifesta ogni giorno, occorre essere disposti, come Abramo, a lasciare la propria terra,
a lasciare la propria parentela, a lasciare i propri costumi, a lasciare le proprie abitudini, a lasciare il guscio, a lasciare il nido, a lasciare la tomba, per andare dove non si sa. È molto più che alzarsi, lavarsi e andare al lavoro, prendere un treno, sapere perfettamente gli orari. No, qui non sai nulla, perché non è assolutamente detto che tua moglie giunga a quel binario a quell'ora, che tuo marito parta da quel binario a quell'ora. Non sai da quale stazione arriverà tuo figlio questa mattina. Non lo sai che cosa ha vissuto ieri, che cosa ha pensato, la telefonata che ha fatto con la sua fidanzata mentre tu eri andata a dormire, le chat. Non sai nulla, non sai quello che sta accadendo nel suo cuore. Per questo puoi avere la pianta, la piantina di tutta la rete di metropolitane e treni di Tokyo. Puoi avere un'applicazione super nuova, meravigliosa, che ti dice tutto: dove scendere, dove salire, dove cambiare treno, quanti passi devi fare tra una piattaforma e l'altra per prendere il treno, ma non ti serve a nulla. Non è quella che ti indicherà, non è quella mappa, non è quell'applicazione sul tuo cellulare che ti indicherà come andare verso la persona che ti è accanto. Non ci sono ricorsi umani, per quanto moderni, per quanto sviluppati, per quanto progrediti, perché le relazioni sono un imprevisto costante. Non serve il satellite, non serve assolutamente nulla, non servono i consigli degli amici, le indicazioni degli amici, i suggerimenti del parente, ma non serve, non servono i manuali, non servono i romanzi che abbiamo letto, non serve nulla, non serve alle volte, anzi diciamo spesso, non ci serve neanche l'esperienza, perché quello che tu sei oggi non sarà quello di domani. Cioè quello che tu sei oggi, quello che tuo figlio è oggi, quello che tua moglie è oggi, è diverso da quello che era ieri o 5 anni fa. E se ieri o 5 anni fa in qualche modo sei riuscito ad avvicinarla, beh oggi non ci riesci, oggi ti trovi paralizzato da uno sguardo, paralizzato da una risposta, paralizzato da un'incomprensione, paralizzato da un rifiuto forse, che tu non ti aspettavi, da un'incomprensione, paralizzata, forse tu paralizzata dal fatto che tuo marito continui a non rispettarti nonostante te l'abbia promesso 1000 volte, forse ti trovi paralizzato da ciò che vedi negli altri e ti trovi intruppato, come mi trovo in questo momento io, salendo qui le scale alla stazione, e non riesci a divincolarti, non riesci a uscire da questo fiume che è il pensiero comune, che è il senso comune carnale, che ti porta a non accettare l'altro, che ti porta dalla parte opposta di dove l'altro si trova. Non c'è niente da fare, è più forte di noi, fratelli, è più forte. Scopri che la tua amica nel cuore aveva un ragazzo e non te l'aveva mai detto, perché tu sei quasi disperata perché non riesci a trovare un fidanzato, e non solo, ma scopri che si sposa, o vedi che le altre amiche piano piano trovano sempre tutte un fidanzato e si sposano, hanno figli, e tu rimani lì. Le altre famiglie con le quali forse stai condividendo la missione sono insopportabili, non riesci assolutamente a capire perché si comportano in quel modo, perché il prete ha un'attenzione speciale per quello piuttosto che per quell'altro. Tutto questo ci paralizza, vero? Ci paralizza, fratelli carissimi. Ora davvero mi sembra quasi di soffocare, lo dico sinceramente, perché qui è pieno, pieno, pienissimo di gente. Ed è. Poi c'è un silenzio, quasi silenzio, adesso voi sentite rumori sottofondo, ma immaginate quanta gente ci sia qui, eh? Non potete neanche immaginarlo. Bene, questo anonimato, questo
scivolarsi a fianco senza sapere nulla l'uno dell'altro è terrificante, no? Perché è quello che noi viviamo, è quello che non vorremmo vivere, ma quello che viviamo spessissimo, paralizzati. Ma la paralisi interna, fratelli, ecco il punto. Ecco cosa ci dice oggi il Vangelo, ecco cosa ci dice oggi il Signore. Sì, fratelli carissimi, perché noi pensiamo cose malvagie nel nostro cuore. E questo che emerge oggi, la nostra paralisi non è dovuta al fatto che l'altro sia diverso da ciò che noi ci aspettiamo. La nostra paralisi viene da noi, non ci blocca l'altro, siamo bloccati noi. Spesso gli psicologi, non so, gli uomini di cultura, appunto le varie mappe umane delle quali ci serviamo, gli amici eccetera, continuano a ripeterci che è l'altro che ti blocca, è il carattere dell'altro che ti inibisce, è quello e quell'altro, per esempio i professori. Sì, beh, indubbiamente c'è questa componente, ma se il nostro cuore è libero, se il nostro cuore è sciolto dai legami del demonio, dalla menzogna, se il nostro cuore è capace di alzarsi e andare verso l'altro, cioè è capace di amare, allora non c'è inibizione che tenga. Perché molto spesso andare verso l'altro significa anche rimanere fermi, cioè non obbligare l'altro, non esigere dall'altro, perché molte volte noi andiamo all'altro con esigenza, andiamo all'altro cercando di piegarlo, obbligandolo spesso a perdonarci, obbligandolo spesso a capirci, no? E poi entriamo in crisi se questo non succede e scambiamo questo per amore, poi dopo lui ci risponde male, l'altro ci risponde male, l'altro non ne vuole sapere e allora giù. Crisi, giù nevrosi, giù follia, il mondo casca. Ma tutto questo, fratelli, è perché il nostro cuore è malato. Per questo dice il Signore: ti sono perdonati i tuoi peccati. Non gli dice immediatamente alzati e cammina. Non è questo il punto. Il punto è guarire il cuore, perché se guarisci il cuore puoi camminare. Il miracolo non è mai qualcosa di esteriore. Il miracolo autentico sorge, nasce dal miracolo interiore, dal miracolo nascosto agli occhi del mondo, agli occhi della carne. Per questo è necessaria la Chiesa, per questo è necessario chi ci conduca a Cristo. Il punto è tutto lì: qualcuno che abbia pietà e misericordia di noi e ci conduca ai piedi di Cristo, perché tu ed io non riusciamo a uscire dal circolo vizioso dell'incapacità di amare, della paralisi, dei pensieri malvagi che portiamo nel cuore e con i quali giudichiamo Dio, con i quali pensiamo di Gesù Cristo che sia un blasfemo, cioè che uno che in fondo non abbia veramente a cuore la nostra realtà, la nostra famiglia, i nostri figli. Perché? Perché non ascolta, perché non guarisce, non cambia, non mi rende possibile l'accesso all'altro, non mi rende possibile il camminare verso l'altro, capite? Perché sempre il problema è la strada, il problema è l'altro, il problema è il fatto che non viene mai che questo treno dell'altro non arriva mai in orario, che cambia sempre stazione, che cambia sempre banchina. Il problema è quello. No. Il Signore dice: attenzione, questi sono pensieri malvagi, questi sono pensieri che vengono dal demonio, capisci? Dal demonio, dall'inganno del demonio. Dio non è buono, Dio non ti ama, è sempre lo stesso. E la psicologia, e ripeto, i consigli degli amici, eccetera, ci fanno del male, fratelli, per questo non c'è da parlare. Io vi ripeto e vi dico con forza: attenzione ai consigli degli amici. Guardate Giobbe, pieno di amici, e nessuno che gli avesse detto una parola vera, anche usando parole sante, dicevano la menzogna. Attenzione, il tuo consigliere sia uno su mille, dice la scrittura. Piuttosto lasciatevi portare dalla Chiesa. Possiamo riposare, fratelli. Questo paralitico non ha detto una parola. È la Chiesa che ci porta. È la Chiesa che ci porta ai piedi di Cristo.
È la Chiesa, è la pazienza, la tenerezza, l'attenzione dei pastori, dei catechisti, dei fratelli. È nella comunità cristiana che noi sperimentiamo l'amore di Dio, cioè il perdono dei peccati, cioè quello che davvero, quel gancio che entra dentro al nostro cuore e ci tira su e ci alza dai nostri peccati. Allora, dice, è più facile dire ti sono perdonati i tuoi peccati o dire alzati e cammina? Dai, secondo te che cosa è più facile? Alzati e cammina? È un miracolo che viene? Che viene? Se c'è un potere sulla natura, no? Il fatto fisico che non possa camminare, come ieri abbiamo visto nella traversata. Chi è costui al quale anche i venti e i mari obbediscono, no? La natura ferita. Chi è? È Dio. Perché è molto più difficile dire ti sono perdonati i tuoi peccati, perché camminare è il frutto del perdono dei peccati. L'ordine della natura, l'ordine, cioè usare le gambe per amare, usare le gambe per andare a lavorare e quindi perdere la vita, usare le gambe per annunciare il Vangelo, che belli sono i piedi di coloro che annunciano il Vangelo, dice, no? Il profeta Isaia, cioè, è un ordine, è l'ordine della creazione. Allora ricreare è molto più difficile. Bisogna andare fino al focolaio, fino a dove questo disordine che arriva anche alle gambe, impedendogli di muovere, e al cervello, impedendogli di dare gli input, gli impulsi per muoversi, quindi al cuore che non fa circolare bene il sangue. Bene, bisogna andare all'origine. L'origine qual è? La menzogna del demonio, il peccato. Ecco, Cristo, è molto difficile per Cristo dire che sono perdonati i suoi peccati, perché è dovuto morirci dentro i peccati nostri per poterlo dire. Ma c'è morto, fratelli, è morto per noi, è morto per te, e oggi ti dà la possibilità di ascoltare questa parola, perché la Chiesa, attraverso la predicazione, attraverso i sacramenti, attraverso i cammini di fede, attraverso le liturgie, la Chiesa, la comunità cristiana, l'amore dei fratelli, il corpo di Cristo, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, la fede della Chiesa ci porta. Per questo toglie ogni clericalismo a noi preti, toglie ogni moralismo ai genitori, ai fratelli, ai parenti, ai figli, agli sposi, togli tutto, perché non vedi più nell'altro un impedimento, non vedi nei fatti, nella malattia, nei problemi economici, nella politica, eccetera, eccetera, non vedi in tutto questo la causa della tua impossibilità di essere felice, perché è impossibilitato di amare, no? Tu vedrai la schiavitù che c'è nel tuo cuore, quindi vedrai la schiavitù che c'è nel cuore del fratello. Insieme siamo deposti ai piedi di Cristo, come Maria, non è che si è scelta la parte migliore, la parte buona, la parte bella, l'unica che non ve l'ha tolta, come discepoli. In questa immagine del discepolo si guarisce essendo discepoli, si guarisce ai piedi di Cristo, nella Chiesa, nella comunità. Allora sì che si può alzarsi e camminare, allora sì che si può andare verso l'alto, perché è guarito il cuore, fratelli, è guarito il cuore. Perché allora passerai dai pensieri malvagi allo stupore nel vedere che Dio ha dato il potere di perdonare i peccati e quindi di guarire la carne incapacitata, di ridare ordine alle tue mani, ai tuoi occhi, alla tua bocca, alla tua lingua, ai tuoi pensieri, un ordine nuovo che nasce dal sentirti amato, che nasce dal perdono dei peccati, dalla rigenerazione, dalla Pasqua che si compie in te, dall'essere tu strappato dalla morte. Allora, se tu sei stato perdonato, se la misericordia ti ha incontrato, se tu stai ai piedi di Gesù e ascolti la sua parola e ti senti rigenerato perché sei stato messo dentro le viscere di misericordia della Chiesa, allora tutto nasce di nuovo, tutto prende la forma originale, la forma bella, quella bellezza che salva il mondo, cioè l'immagine e la somiglianza di Dio. Allora tu puoi veramente alzarti e camminare e andare verso l'altro e distendere le braccia sulla croce per l'altro, perché ciò che ti salva cos'è? La croce. Per questo dice portati il tuo lettuccio, portati la memoria di chi tu sei, cioè sapere che tu sei veramente un poveraccio come il popolo quando entrerai in Israele, nella terra promessa. Guardati dal dimenticare chi eri, guardati dal dimenticare quello che ha fatto Dio con te, perché tu non ti inorgoglisca. Allora porta sempre la croce, porta quella croce sulla quale il demonio ti aveva schiacciato e ucciso, ma sulla quale, incontrandoti con Cristo, hai trovato la porta
al cielo, la porta verso l'altro, la chiave che è stata data alla Chiesa, come vedevamo ieri, la chiave che apre questa porta che ci separa dall'altro, che ci separa dalla storia, che ci separa dall'entrare nella malattia, dall'entrare nella volontà di Dio. Questa porta è la croce, è la porta, è la croce, e la chiave è Cristo, è Cristo crocifisso, questo codice, questa forma, questo profilo unico e irripetibile che è Cristo crocifisso con te, che ti permette di entrare ogni giorno nella volontà di Dio, di passare all'altro, di camminare. E questo potere, fratelli, di perdonare i peccati, cioè di crocifiggerti con Cristo nella sua morte per partecipare alla sua risurrezione, per passare dalla morte alla vita, questo è stato dato agli uomini, questo potere è stato dato agli uomini, cioè alla Chiesa, cioè al corpo vivo di Cristo, cioè alla carne e il sangue di ogni uomo, di ogni figlio di Dio, di ogni cristiano rigenerato nell'amore di Dio, nel perdono, che possono legare e sciogliere dalle catene inique e legare a Cristo per l'eternità. Abbiamo visto ieri, no? Ecco, allora coraggio, siamo nella Chiesa, solo nella Chiesa possiamo passare verso l'altro, passare all'altra riva. E questo è quello di cui ha bisogno tuo figlio, quello che ha bisogno ogni uomo, di vedere nella Chiesa la speranza, di vedere nella Chiesa la possibilità di guarire profondamente, che il mondo non è cattivo perché gli altri sono cattivi, non sono le strutture, non è nulla che distrugge nell'uomo la capacità di amare, ma il demonio, perché chi ha dentro Cristo, chi ha Cristo dentro, chi ha la vita nuova dentro, ha questa chiave. Capite? Porta è crocifisso con Cristo, porta il suo lettuccio dove ha incontrato Cristo. In questo lettuccio, che è letto d'amore, dove Cristo ci sposa, trova il pertugio, trova la fessura attraverso la quale passare e uscire. Qualunque sia il carcere, qualunque sia l'istituzione che lo distrugge, il lavoro alienante, la malvagità dei capi, qualunque sia il carattere della moglie, qualunque sia il carattere del marito, la sofferenza del figlio che distrugge i tuoi piani, la malattia, il cancro, qualsiasi sia la tua situazione, che il mondo dice che è la causa della tua infelicità, no, se tu hai dentro Cristo, se tu sei un figlio della Chiesa, hai la chiave per aprire qualunque prigione, qualunque situazione difficile, e puoi essere felice anche nella situazione che rende tutti gli uomini che non conoscono Dio infelici. Tu puoi essere felice perché? Perché in tutto puoi trovare il cammino per amare, la strada per amare, per dare la tua vita. Coraggio, buona giornata.